discorso un po' più ampio, la responsabilità è un po' di sicuramente dei proprietari, perché il problema è anche come, come diceva Mughini, è come il cane poi viene educato, come viene cresciuto. Poi i randaggi non sono solo i cani che nascono per strada, sono anche i cani che vengono abbandonati. Solo per riportare alcune cifre, in Italia abbiamo 150.000 cani abbandonati ogni anno. Perché questi cani vengono abbandonati? Perché molto spesso il cane, l'animale in generale, è considerato una merce, viene acquistato in un negozio, quindi questo è totalmente diseducativo. Cercare di risolvere, perché c'è la costruzione, in costruzione un cane sanitario. Un cane sanitario, quindi lei non è un cane sanitario, né tantomeno. Purtroppo quello che è già esistente è il pino. Il pino è in costruzione, quindi un altro cane. Purtroppo questo problema diciamo, ancora non si riesce a risolvere. Che comunque esprimono gioia nell'aver adottato questi soggetti. È vero che comunque alcuni possono essere un po' più complessi, però ci si può riuscire. C'era Fioravanti che voleva aggiungere una cosa. Volevo soltanto aggiungere che la responsabilità, abbiamo detto, delle famiglie, ma anche e soprattutto di una cattiva gestione delle autorità competenti. Ecco, affida al presidente Berlusconi pieno mandato politico e giuridico. In questi 8 punti, letti con il distacco di chi finge di parlare a nome di tutti, non solo il suo, si compie l'atto, quello della fine, e non solo del PDM, ma di un'epoca intera. A zero formaggio, prosciutto, buonissimo. Che ti devi mangiare? Vabbè. E che ci faccio, compagno dottore? E che ti vuoi mangiare? Sì. Enzo Cannavale. E Renato Borsetti. Bisognerà capire se arriveranno le risorse. Faccio un altro. È un pattugliatore d'attura della capitaneria. I migranti sono stati trasbordati su 2 motovedette della Guardia Costiera, salvate da Siracusa, che poi hanno raggiunto Pozzallo. I migranti soccorsi sono 81 uomini, 19 donne e 37 minorenni, tra questi ultimi 18 bambine. Sono stati soccorsi dalla corvetta Chimera della Marina Militare nel canale di Sicilia. Attese migliaia di persone oggi pomeriggio a Napoli per la manifestazione organizzata per protestare contro l'inquinamento e dai rifiuti tossici nella cosiddetta terra. Potrebbe essere un paradiso il lago Patria tra Castelvolturno e Giuliano, zone in cui secondo indagini e pentiti ogni cava, ogni corso d'acqua era buono per versare i rifiuti di ogni tipo. Ci hanno detto che c'è una mappa dei siti, però come erano detto i nomi dei siti? Non tutti qui sono disposti a fare la parte di scopri adesso, questo rimane disastro. La terra trema, l'acqua si agita, non si muovono senza precisa direzione. Ha colpito il mare, questa volta in piena notte, un nuovo terremoto al largo del Giappone, epicentro a 320 km dalla costa. La scossa del sisma, la televisione pubblica ha segnalato punti anomali di circa 30, massimo 55 cm, che sono arrivati sulla costa senza causare danni. In un paese, il Giappone, dove l'edilizia antisismica è la notte. Guarda, è stato paragonato dalla Commissione parlamentare richiesta sui rifiuti della scorsa legislatura ad una peste che ha un disastro di proporzioni difficilmente quantificabili, anche perché sono più i luoghi.